Bibabalula, she's my baby. Bibabalula, she's my baby. Allora, siamo NBC Rete Regione, vedi? Allora siamo in diretta su NBC con Shade e Federica Carta e quindi ciao, buongiorno. Ciao Red. Intervistato, buongiorno. Buongiorno Red Ronny, molto lieto, piacere di conoscerla. Buongiorno, salve, buongiorno. Come va? Ma sembrate due bambini. Siamo due bambini in realtà. Siamo in realtà. So che ci vestono da adulti e quindi sembriamo grandi anche noi. Quanti anni avete? Io 20. Ma io in realtà sono grandissimo, io ho 31 anni. Voi vi sareste immaginati questo casino a Sanremo? In che senso? Nel senso di persone, di gente. Casino, di cose. Ce l'avevano descritto, però viverlo è diverso. È più bello forse, non lo so. Sì, esserci dentro è come essere in un vortice, non fai in tempo a pensare. Ormai sei dentro e frulli nel frullatore. Qual è la domanda che vi fanno tutti e che non vi faccio? Se abbiamo un gesto scaramantico prima di salire sul palco. Il gesto che facciamo è ci diamo un abbraccio. Un abbraccio, ma non è neanche un gesto scaramantico. Ma è un modo per... l'ha scritta voi due? L'ha scritta lui. L'ho scritta io, lei l'ha interpretata magistralmente, l'ha fatta sua. E una parte l'abbiamo anche scritta insieme. E dove vi siete incontrati? Ci siamo incontrati 2 anni fa ormai. Sì, 2 anni fa. Ad Asiago, ad un evento in comune che avevamo. Ci siamo conosciuti a questa cena e... Io ero stato un caffone quella sera perché ero con i miei amici, quindi sai, tra maschi si fanno un po' i bulletti. E ho detto, questa mo mi odia, non vuole più fare la canzone con me. Ma è stata anche insieme? No, perché da come dicevi sembra... Artisticamente però ho detto... Artisticamente mi stava un po' sulle palle. Scatole. No, diciamo pure palle, dai, no, stavo sulle palle. Umanamente mi stava sulle palle. Artisticamente le piaceva. Grave, guarda che è più grave che se ti stai sulle scatole umanamente. Dai, poi ho recuperato però. Sì, poi ho recuperato. Ho capito comunque mi sono fatto perdonare. Okay. Ciao bambini, grazie, mi sembrate due bambini. Seguo su Twitter, seguo sempre le cose che scrivi, veramente, mi fa piacere conoscerti di persona. Ma... se poi un giorno c'è occasione mi piacerebbe venire da te. Venite. Ma come? Non posso, dai. Ma come? Ma siete... giornale te lo prendi, dai. No, ma lotta comuni siete dei romantici, mi sembra di fare un salto indietro. La telecamera puntata non è il massimo. Allora tu parla di spalle, parla di spalle. Dai, 10 euro me li dai io. No, ma che... Grazie. Allora, Michele Torpedine, un mito, dopo che ha scritto il libro, tu non sai quanti mi dicono complimenti all'intervista, beh, ma non è mia, è per te, cose che dici tu. È stato tu. Un trio, io sono nato con Red Ronny praticamente, sì. Cioè, rinato. Invece ti dico una cosa, ma perché il volo torna a Sanremo? Avete vinto Sanremo, ho visto le foto col Papa, siete famosi nel mondo, perché? Ce lo siamo chiesti anche noi, no, però i ragazzi avevano voglia di tornare qua, ma e mettersi... sono nati qui in questo palco, con tirato la canzone. Ho capito, avevano ma voglia mettersi di... in gara. Mettersi in gara perché c'è ancora... la voglia di avere i risultati, però vabbè, diciamo che però è una grande vetrina. Cioè, per fare quello che fai qui in 4 giorni ci vuole 1 anno di Domenica In, anche 2 anni forse. Dirige l'orchestra il maestro Pennino. Ho detto tutto. No, bellissimo Adriano, incontro. Vede, Adriano insieme a Zucchero, Bocelli, Giorgio, è un'altra mia scoperta. Dei primi di tantissimi anni fa venne sul palco con Gino Paoli con uno strumento, sembrava Steve Wonder. Siamo rimasti tutti colpiti, ma chi è toccato di musicista napoletano, ma che... perché è napoletano, capito? Certo. Fortissimo. Devo pagare io il caffè allora. Tu ieri cosa hai diretto? 2 artisti? Sì, ho diretto Il Volo e Anna Tatangelo. Ma c'è... ciao, buongiorno, ma a mezzogiorno c'è, no, non fregare c'è il gente, libro, c'è gente che se ne va, dai. Ma hai fatto l'edizione economica, è no, quella piccola. No, questa è quella delle edicola, quella dell'edicola, tieni. Il Carlino, insieme all'editore, hanno messo fuori nelle edicole. Ne regali una Red a Gabriele? Dai. 9 euro e mezzo, no. Per te 8 euro. Ciao. Di tutto. Arrivo. Sì, arrivo in diretta, vieni. Questo è Sanremo, ragazzi. Aspetta.